di questa associazione, gloriosa Associazione Forlivese. Bene, siamo addirittura d'arrivo, no, perché c'è la registrazione che va su YouTube, sul canale YouTube dell'Associazione Nuova Città delle Macchine. In più abbiamo il nostro amico Riccardo che fedelmente ci segue e registra gli interventi in modo da poterli poi rivedere e farli vedere a chi non è venuto, insomma, ascoltare quantomeno. Dimmi tu quando possiamo. Ci siamo quasi. Quasi? Bene. Ecco. Allora, il professor Sisi viene da Firenze, quindi oggi ha fatto un po' un tour de force, è arrivato in treno, subito prelevato in stazione, catapultato a San Domenico, una visita piuttosto veloce, ma non si può fare altro. Quindi poi verrà altre volte con gli amici di Pitti, ecco, di Palazzo Pitti. Lei è presidente della associazione Amici di Palazzo Pitti, insomma direi che è una bella amicizia quella con Palazzo Pitti, vorremmo averla anche noi. Però insomma via, noi siamo comunque amanti dell'arte, amici dell'arte, dei nostri musei. Ecco, è arrivata la presidente dell'associazione, Gabriella Poma. Ciao Carolina, felice di averti, vieni anche qua davanti, ci sono delle sedie libere. E quindi, insomma, diciamo che siamo ben rappresentati. È l'associazione Gabriella Poma, è a nome di una docente universitaria di storia antica. Ecco, e quindi i familiari hanno fondato questa associazione. Carolina è la presidente, ciao Carolina. Ecco. Dimmi tu quando possiamo dare inizio, perché vogliamo che venga tutto registrato. Io sintetizzo molto il suo curriculum, professore. Ecco, mi scuso già fin d'ora, perché è un curriculum molto ponderoso e quindi ho sintetizzato solo alcuni punti. D'altronde, oggi, come dico spesso, su Wikipedia, su Google, c'è tutto. Non possiamo nascondere nulla, neanche la nostra età. E quindi vi invito anche a digitare Carlo Sisi e vedrete tante notizie. Tante notizie sul professore, è veramente un curriculum enorme, sterminato. Tra l'altro io ho tante amiche fiorentine e ho mandato dei WhatsApp dicendo oggi abbiamo da Firenze Carlo Sisi. Ah, sei beata, mi hanno detto, perché hanno avuto la fortuna di sentirlo più volte a Firenze e quindi insomma sentiranno la registrazione. Dimmi pure quando posso cominciare. Stiamo arrivando verso la fine. Allora, scusa, posso dire che l'associazione Dante Alighieri all'anno costa solo 20 euro, se volete la tessera, che dà diritto a tante facilitazioni e anche poi ne parlerà di una nuova Città delle Macchine, Roberto Camporesi. Quindi diciamo che ci sono anche questi vantaggi, oltre ai vantaggi di poter ascoltare questi apporti culturali, questi contributi culturali. Allora, oggi il titolo è L'avventura estetica, suggestioni anglosassoni nell'arte italiana del secondo Ottocento. Questo è il titolo per intero, titolo e sottotitolo dell'intervento del professor Sisi. Hai bisogno del wifi, perché c'è anche il wifi qui, eh? Ci hanno già collegati. Ah, sei già collegato. Cioè, chiediamo scusa, è che per fare tutto questo bisogna arrivare un po' prima, ma non abbiamo avuto il tempo di poterlo fare. Allora, per riempire il vuoto, possiamo già fare dono della grafica al professore Davide e invito allora Davide Bostini, l'ideatore di questo progetto, e i realizzatori Alfonso e Nicola Vaccari,
è che, ecco, grazie, che hanno preparato un omaggio speciale per i nostri relatori. E adesso la vedrà, venga qua, che così ci facciamo la foto, ci immortaliamo e andiamo anche noi in galleria. ecco, apri pure, Davide, falla consegnare da loro, o se la vuoi consegnare tu. No, vediamo simbolicamente. Sì, ok. Ecco, la descrivi? Quest'anno i gemelli Vaccari hanno pensato ad affiancarci per una grafica legata alla mostra del San Domenico e abbiamo pensato a un profilo di donna che innovasse la figura femminile ma rendesse comunque la sua eleganza. E quindi il taglio dei capelli non sono questi capelli fulvi, lunghi, ordinatissimi, ma è una folata di vento che muove queste ciocche, ma in realtà prendono tutta la parte della cartolina. E i gioielli sono, come dire, concentrati su una perla barocca al lobo dell'orecchio e il vestito è solo accennato in questo volant, questa rouge dietro, appena accennato, ma indica comunque un abito ricercato. Questa è la nostra tiratura, in parte con le associazioni che la professoressa Malucelli ha presentato, è il nostro omaggio per la città, a tutti i relatori che saranno in questo ciclo. Ma tutto non sarebbe stato possibile senza i gemelli. Grazie, meraviglioso. Però verrò varie volte. Comunque per la cittadinanza anche per lo possiamo dire. Grazie. I gemelli Vaccari sono disponibili a aprire il loro atelier per tutti. Ma che carino, che carino, grazie. Le compete. Grazie. Ce l'abbiamo. Ecco, grazie molte, grazie Davide, Alfonso e Nicola. Grazie davvero. È un ricordo. Allora, bellissima, la facciamo vedere, la sollevo, magari dopo se vi avvicinate la vedete meglio. E io dico che è una Elizabeth Siddal, bella come lei, no? Questa sventurata, fanciulla, morta suicida. Ecco, e quindi rimane questo qui. Moglie di tante capelli rossetti, insomma, moglie tradita. E quindi diciamo grazie ai nostri artisti che hanno qui di sotto, come vi dicevo, il loro atelier, e quindi se qualcuno ha piacere di andare a vedere dove lavorano, insegnano, ecco, molto, credo che abbiano molto piacere. Ecco. Ci sono ancora due posti, qua davanti, quando sei pronto. Ah, ce l'abbiamo fatta? Bene, la tecnologia ci assiste. Bene, allora, il nostro professor Sisi ci scusa per questa diciamo, tecnologia che indubbiamente non sempre è veloce come siamo noi. Bene, il professor Sisi è presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tra l'altro ho letto che è il secondo mandato, quindi vuol dire che dopo il primo mandato gli volevano tanto bene che l'hanno rieletto per altri 3 anni come presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, che direi nel mondo, forse, non dico forse, togliamo forse, è la più prestigiosa. E voglio sottolineare che la nomina a presidente dell'Accademia è del ministro dell'università, no? Ecco, non è presa dal comitato interno all'Accademia. Vengono scelti 3 candidati e il ministro sceglie. Ah, una rosa di 3. Dal collegio dei professori. Ah, ecco, quindi questo è interessante. Comunque è stato anche direttore della Galleria d'Arte Moderna e della Galleria del Costume di Palazzo Pitti, che insomma è una perla, veramente. Ha curato l'allestimento di varie gallerie d'arte. Ne ricordo una perché l'ho vista l'anno scorso, l'Arte Moderna di Palermo. E una che ho visto 15 giorni fa a Siena, la Chigiana, che è una meraviglia, veramente sarebbe da fare una gita a Siena per vedere la collezione. La Chigiana è dentro il famoso conservatorio senese, insomma, famoso nel mondo.
Ha dedicato vari saggi all'arte italiana ed europea del XIX e XX secolo. Ha curato vari cataloghi, uno in particolare, lo ricordo, quello di Sargent, degli americani a Firenze, ecco, Sargent, ecco, Palazzo Strozzi, che è nato a Firenze, fra l'altro, è un americano a Firenze proprio. Sì. Ha curato anche il Museo Ferragamo, non tutti sanno che le scarpe di Ferragamo sono in uno splendido museo allestito, Palazzo in via dei Tornabuoni. Ecco, quello in via dei Tornabuoni, quello di famiglia, diciamo. Ha fatto vari studi su Silvestro Lega, nominiamo lui perché ce l'abbiamo qui vicino, sui macchiaioli, e anche ha allestito una mostra, noi come Dante Alighieri ne siamo felici, Mirabile visione, Dante e la commedia nell'immaginario simbolista, molto interessante. E se andate a Palazzo Pitti, io non ce l'ho, ma ho letto che la guida turistica tradotta in tantissime lingue, compreso il giapponese e il cinese, alla Galleria di Arte Moderna è dovuta proprio al professor Sisi. Infine, non ultimo, ha fatto tanti studi sul Canova e quindi insomma anche questo, noi che di Canova ne abbiamo più di uno e siamo orgogliosi di questo, siamo felici. Quindi, tante mostre, tanti studi, ho tagliato moltissimo per lasciare la parola al professor Sisi. Grazie. Che ringraziamo. Allora, io vi ringrazio per l'invito e per l'accoglienza e naturalmente l'idea di venire a Forlì è stata anche quella di coniugare la visione della mostra con alcuni temi che mi sono particolarmente congeniali, avendo io come indirizzo di studio quello di una visione interdisciplinare delle arti, che sapete è una corrente molto efficace, quella cioè che mette in relazione l'arte figurativa con la musica, con l'idea del costume, con la letteratura. E quindi è chiaro che di fronte a un percorso come quello dei preraffaelliti, l'interdisciplinarietà viene subito agli occhi. La base letteraria e poetica dei soggetti dei preraffaelliti, l'idea che questo gruppo di giovani, poi non più giovani nella seconda metà dell'Ottocento, sia riuscita a fondare una possibilità di arte, come si direbbe oggi, integrata. Immaginate le arti applicate che William Morris, uno degli artisti che costeggiano questo gruppo di giovani libertari, sostanzialmente anti-accademici, ecco, aveva seguito una mirabile utopia, quella di poter distribuire nella città e a tutti il bello inteso come oggetti di qualità contro un aspetto, perché il nostro viaggio, che per me sarà molto breve perché voglio sintetizzare il percorso, lo dovete sentire come una vita parallela a quella che io vi racconto, che è quella italiana, però fortemente intrisa di cultura anglosassone, ecco, tutto questo elemento porta proprio ad una visione di utopie, di miglioramento della visione sociale in anni, siamo dopo il 1850, in cui quella che veniva definita la Circe industriale, quella per intenderci che tinge di nero fumo i paesaggi dei romanzi di Dickens, è quella città che divorava i poveri, che divorava la sensibilità dell'uomo contemporaneo, ecco, viene fuori questo sogno, un sogno che invade l'Europa con tante declinazioni. Se voi andate, chi è andato alla mostra, chi ci riandrà, capirà che nel percorso avvengono due elementi fondamentali. L'amore per l'arte antica e soprattutto l'arte del Quattrocento e soprattutto l'arte del Quattrocento fiorentino, la possibilità di traslare questa idea del bello quattrocentesco nel momento contemporaneo come antidoto lirico, come antidoto poetico alla brutalità della rivoluzione industriale. Quindi immaginate quando percorrete questi dipinti e questi oggetti, che noi li vediamo ormai retrocessi
in un mondo di fantasia e in un mondo, come dire, di superamento appunto di una contingenza, dobbiamo comunque contestualizzare, cioè non dobbiamo, come dire, immaginare questi artisti nella necessità di rapportarli alla nostra sensibilità. Dobbiamo fare un percorso inverso, cioè quello di ritornare a loro e capire che cosa succedeva intorno al 1850. Io ho intitolato la mia conferenza L'avventura estetica. Non è un titolo che ho inventato io. L'avventura estetica è l'avventura, così la chiamavano, degli intellettuali e degli esteti della seconda metà dell'Ottocento, primi fra tutto Oscar Wilde, i quali proprio trovavano in questa evasione, nella bellezza, nel culto dell'antico, non l'antico neoclassico, ma l'antico gotico, medioevale, e legato alle leggende, come le leggende del Santo Graal, come le tragedie di Shakespeare, come tutti quegli elementi che portavano, come dire, una suggestione quasi di sogno, ecco, dobbiamo immaginare che cosa volle dire in quei momenti proporre al pubblico queste opere. E immaginate che queste opere venivano guardate con molto sospetto, perché questa carica letteraria, questa carica estetica, faceva capire che questi giovani, che questi intellettuali, che questi appunto esteti, non erano integrati nella società. E quindi erano, come dire, quelli che si chiameranno i dandies, cioè coloro che, quando li trovavate, ahimè, in un salotto, vi si avvicinavano e vi chiedevano: ma lei è intenso? Va bene? E quindi c'era, come dire, una provocazione nei confronti di chi viveva una vita quotidiana, anche di semplicità e di routine, ma in realtà si chiedeva una difficoltà del vivere nell'utopia della conquista del bello. Immaginate, nel panorama europeo, in Inghilterra i preraffaelliti che sviluppano la loro poetica fino alle soglie del Novecento. In Francia la cultura, pensate, musicale di Debussy e la sensazione straordinaria della memoria involontaria di Marcel Proust. In Italia l'immaginifico D'Annunzio. Ecco, mettete un po' insieme tutte queste cose e capirete che c'è un fiume più o meno sotterraneo che, come dire, preme alle soglie di una società che voleva imporre invece le strutture di metallo. Pensate alle grandi esposizioni internazionali con i grandi ponti metallici, insomma, e loro il Santo Graal e il sogno. Come colonna sonora vi suggerisco il Ring di Wagner, va bene? Quell'elemento musicale travolgente che collega gestualità, scenografia, musica, letteratura. Sapete che Wagner seguiva tutto in una maniera completa, secondo quello che si chiamava il sincretismo delle arti, ed imponeva al pubblico una postura che non fosse una postura comoda, ma una postura di difficoltà, perché era un impegno della conoscenza, va bene? Quindi sono momenti molto particolari. Comincio subito facendovi vedere vicino due immagini che capite subito, spero, come dire, il significato di questo confronto. A sinistra vedete la musica sacra di un pittore italiano che era molto molto rinomato, si chiamava Luigi Mussini, va bene, e a destra un capolavoro di Pietro Perugino, il San Sebastiano. Notate subito che la musica sacra non è altro che il San Sebastiano travestito, con, vedete, lo sguardo estatico, con una postura che gioca con quello che si chiamava in classicità il lanchement, cioè l'appoggio della gamba per creare questa instabilità. Insomma, sono due elementi che ci introducono subito nella cultura che vi voglio segnalare. Pensate, siamo negli anni 40, è appena finito il trionfo della cultura neoclassica, gli artisti si rivolgevano agli antichi per modificare il bello. Immaginate gli allievi che cosa facevano: entravano in accademia, avevano davanti il modello vivente. Il modello vivente era un giovane o una giovinetta poveri. Perché? Perché non erano figli
dei matrimoni endogamici degli aristocratici, e quindi avevano una bellezza fresca, virile o femminea, ma come dire di salute, e poi guadagnavano qualcosa, ma portavano con sé un elemento molto critico all'altezza degli anni 40. Pensate che il 48 è il discrimine democratico che porta anche nel mondo dell'arte il popolo, va bene? Il giovanetto e la giovanetta che posavano poveri tapini, va bene, portavano sul proprio corpo una bellezza naturale, ma anche i segni di una fatica, e quindi portavano nel recinto dell'arte il pericolo della realtà. Allora cosa faceva il professore accademico? Diceva agli allievi: voi dovete studiare i modelli antichi. Se voi andate nelle accademie trovate tutti i calchi di gesso, perché avete il calco dell'Apollo del Belvedere, il calco del Laoconte, il calco della Venere di Milo, perché quelli erano i modelli del bello. I ragazzi copiavano, e laddove una mano, un piede, un naso erano imperfetti, cioè reali, sovrapponevano all'imperfezione l'idea del bello, e quindi modificavano la realtà secondo un precetto molto autoritario, quello dell'Accademia Neoclassica. Che cosa succede negli anni 40? Arriviamo subito. Negli anni 40 succede una cosa clamorosa. Uno scultore che si chiama Lorenzo Bartolini, che è l'innovatore della scultura e dell'ideologia dell'arte di quel tempo, porta in Accademia, sul podio del Posa del Nudo, un gobbo. I ragazzi, gli allievi, abituati al bell'ideale, dicono: come? Porti un gobbo? E lui dice: sì, perché come gobbo è il più bello che c'è. Ossia, dovete accettare non il bello ideale, ma il bello relativo, perché in natura ci sono le relatività. Fu una cosa scandalosissima. Capite che il gobbo è il popolo che si ribella nel 48, è la Traviata sulla scena verdiana che fece scandalo. Perché? Perché donna del fango, di quelle donne che venivano frequentate ma che non si dovevano nominare, viene salvata alla fine dal perdono dei due grandi rappresentanti della borghesia contemporanea, i Germont. Il pubblico non accettò questa, come dire, intromissione del, virgolette, gobbo nella percezione di una società che voleva che tutto fosse un prescritto circolo, tutti bene ma tutti al loro posto. Quindi immaginate l'equilibrio, perché quando parliamo di bello ideale, bello relativo, quando dopo il 48 si comincia a dire una parola, vero, che faceva tremare le vene ai polsi negli ambiti dell'intellettualità contemporanea, va bene? Questa è la progressione. Arriviamo agli anni 50, quindi, con ormai la digestione totale del bello ideale, l'introduzione del bello relativo e quindi l'apertura al concetto di realtà, va bene? E poi arrivano un gruppo di giovani, i quali dicono: alto là, se da una parte c'è questa pressione del vero, pensate che alla metà degli anni 50 Courbet dipinge il funerale a Ornano, e dipinge delle figure di realtà sconvolgente, ecco, di fronte a questa pressione della realtà, di fronte alle idee socialiste che portavano il proletariato, parola che si poteva finalmente pronunciare, in quel prescritto circolo che garantiva tutti bene e tutti al loro posto, un equilibrio sinistro, per cui c'erano gli asili, c'erano le protezioni delle giovani, c'erano i riformatori che controllavano le situazioni, ma tutti non potevano fare una minima scalata sociale. Ebbene, in tutto questo insieme, l'utopia dell'esteta ci porta a queste cose che vedremo velocemente. Allora, Luigi Mussini fa un quadro di grande spiritualità, la musica sacra, e come vedete si ispira a Pietro Perugino. Quindi, quando voi andrete alla mostra dei Preraffaeliti, vedrete quanta pittura del 400 toscano c'è. Perché? Perché questi artisti hanno detto: sapete cosa? Non abbiamo più la spinta a copiare l'antico. Ci avete detto che bisogna accettare il bello relativo,
Abbiamo capito che il bello relativo sfocia in una visione della realtà che porta alla ribalta aspetti sociali sconvolgenti, quella circe industriale di cui vi narravo prima, allora noi ci rifugiamo in un'epoca che noi riteniamo, e questa era la parola che c'è nel manifesto del purismo del 1842, ci rifugiamo nell'arte casta del 400. La parola casta voleva dire che loro, perché si chiamano pre-raffaelliti? E perché anche in Italia c'è non la definizione di pre-raffaellita, che è proprio un gruppo che si è intitolato così, in realtà anche in Italia sono, perché? Perché secondo loro l'arte pura del 400, l'arte casta, l'arte liberata dalla sensualità, arrivava fino alla maturità di Raffaello. Quando Raffaello matura e comincia a dipingere con i suoi allievi, viene considerato corrotto, ossia è il momento del manierismo, va bene? Quindi la pittura pura del 400, secondo loro, era Perugino, era Pinturicchio, erano insomma i pittori che vedrete che piaceranno molto anche agli inglesi che frequentavano molto, molto Firenze. Questo è il primo elemento che vi voglio introdurre, quindi ricordate il concetto di purismo, il rapporto con la pittura del 400, credere che la pittura del 400 è un'arte casta. È talmente poco casta che questo San Sebastiano, così androgino e così inquietante da un punto di vista sensuale, sarà il modello di una delle opere più scandalose del primo Novecento, che è Il Martirio di San Sebastiano, con musiche di Debussy, testo di Gabriele D'Annunzio, e il San Sebastiano interpretato da una ballerina androgena famosissima come Ida Rubinstein, va bene? Quindi immaginate il percorso, ed è il percorso che appunto faremo. E questo è un pittore amico di Luigi Mussini, che era il tedesco Friedrich Hoverbeck. Vedete nella seconda sala del percorso dei Preraffaelliti si comincia a parlare di questo aspetto che matura a Roma in questo gruppo che si chiamavano i Nazareni, si chiamavano così perché erano degli hippies, erano dei tedeschi che erano venuti nel convento di San Luca a Roma con tutti gli stranieri che frequentavano la città eterna, perché era il luogo degli studi, i francesi andavano a Villa Medici, c'era Villa Massimo per i tedeschi, c'erano i danesi, andavano tutti a studiare l'antico. Insomma, questo gruppo di tedeschi che cosa fa? Anche lui cerca di recuperare non soltanto le favole dei fratelli Grimm, e tutto questo lo facevano per una ragione, per anteporsi a Napoleone. Volevano riportare in auge la matrice nazionalista della loro identità culturale, va bene? E loro che cosa fanno? Vengono in Italia e studiano anche loro il 400. Non solo, ma come i preraffaelliti fanno una sorta di congrega di carattere neomedievale, cioè si incontrano e portano i capelli lunghi come i Nazareni, erano dei veri e propri hippies, si incontravano al Caffè Greco, facevano una vita molto bohemienne e dipingevano in questa maniera, cioè vedete, riprendendo perfettamente la pittura del giovane, pensate al matrimonio della Vergine di Raffaello, no? Proprio l'idea di un purismo che finisce alle soglie appunto della maturità raffaellesca. Sempre per dirvi come nell'aria circolavano le idee e le immagini, c'è un pittore fiorentino che si chiama Enrico Pollastrini che dipinge questo quadro che è La morte di Pia de Tolomei. È un quadro molto interessante perché il Granduca Leopoldo II, che aveva intenzione, e come poi fece, di bonificare la costa maremmana affetta dalla malaria, per convincere la gente che questa operazione era un'operazione importante e non solo per la salute, va con questo pittore e gli fa dipingere l'episodio di Pia de Tolomei che muore, lo sapete, tra i miasmi di Maremma. E siccome contemporaneamente un poeta improvvisatore che si chiamava Giovanni Sestini scrive un poema sulla Pia de Tolomei che tutti cantavano, tuttora se voi frequentate la Maremma, se venite in Maremma, e vi invito ad andare perché sapete è uno dei luoghi più commoventi di questa nostra terra italiana, ci sono ancora, quando a maggio, gli improvvisatori
che cantano le rime della Pia dei Tolomei di Giovanni Sestini, va bene? E quindi il nostro Pollastrini, nel rappresentare la salma esanime della povera Pia, connello della pietra disperato sul cadavere perché ha capito di essere stato tradito dall'amico che gli ha detto che lei lo tradiva, invece non era vero, ecco, vedete come la figura distesa, ma soprattutto il collegamento della salma con quei fiori che sembrano quasi rappresentare l'effusione dell'ultimo respiro in natura della giovane donna, ecco, vedete come rispetto alla Ofelia di John Everett Millais abbia, come dire, un suono e una suggestione molto vicina. Circolavano le incisioni, probabilmente si parlava anche di questi quadri, e quindi devo dire che abbiamo sempre pensato, studiando questo quadro, che forse, siccome hanno la stessa data, siccome probabilmente il nostro Pollastrini qualcosa avrà intuito. Ma questo mi interessava per farvi capire come nell'aria molto spesso circolano gli stili, circolano anche le idee. E poi c'è questo quadro. Questo è un quadro di una inglese che stava a Firenze. Ora, pensate, Firenze è la città, era la città più anglosassone d'Italia. Voi sapete che non esiste, credo, in Italia una città circondata dalle colline con le colline completamente intatte. Se voi guardate i quadri dell'Ottocento verso Fiesole e verso Settignano, vi accorgete che non c'è un'immissione moderna. E questo perché? Perché era abitata dagli inglesi e dagli americani. Gli americani venivano dopo la guerra di secessione, sbarcavano in Inghilterra, andavano a Parigi a vedere gli impressionisti e poi venivano a Firenze. Pensate, camera con vista, e quindi è, come dire, l'immagine letteraria più significativa di quel sedimento americano. Le ragazze americane arrivavano in Italia vestite di bianco. Era, pensate, la moda invece era la moda scura, il vestito col culisson nero, blu e così via. Perché il bianco? Perché era la nazione vergine, cioè la nazione che era rinata con la rivoluzione, la secessione, e quindi queste ragazze portavano con la loro ingenuità, vi ricordate la protagonista di Camera con vista che rimane turbata dall'omicidio che avviene in Piazza Signoria, però nello stesso tempo rimane sedotta dalla, come dire, virilità e dalla suggestione erotica degli italiani. E vi invito a osservare nel percorso della mostra la cattura da parte degli inglesi delle bellezze femminili e maschili italiane. Ci sono proprio i ritratti, uomo italiano, donna anziana italiana, perché erano tipologie che per coloro che vivevano in una natura negata, la nebbia, la pioggia, arrivavano in un Mediterraneo esploso di luce, dove naturalmente il popolo corrispondeva perfettamente a questa natura molto sana. Ebbene, tra gli americani e gli inglesi che frequentavano Firenze c'era questa signora che si chiamava Jane Benham Hay, la quale presenta nel suo studio di Via di Barbano questo enorme dipinto che si chiamava La processione fiorentina. Siamo nel 1867, data clamorosa per vedere a Firenze un dipinto come questo. Perché? Perché 1867 è l'apice dei macchiaioli. Se voi pensate il canto dello stornello, la pergola, il pergolato e così via, sono tutti di quegli anni, e sono gli anni di Piacentina. Quindi, se da una parte c'era questa corrente di naturalismo che si avvicinava al concetto di realtà, come vi ho detto, gli esteti, soprattutto anglosassoni, arrivavano a Firenze con questo sogno. E questo quadro è un sogno. Lei che cosa fa? Ha osservato attentamente alle gallerie dell'Accademia un famoso dipinto, il maestro del Cassone Adimari, questo enorme dipinto che narra, vedete, di una processione in piazza del Duomo a Firenze, con tutte le eleganze e i tessuti della civiltà fiorentina. Ma non solo aveva visto questo, aveva visto anche un quadro, qui faccio vedere due particolari, il quadro è immenso, di cui in mostra avete il bellissimo bozzetto, ed è la processione con il quadro di Cimabue di Lord Leighton, dove si vede
vedete a destra appoggiato Dante. E la cosa curiosa è che questo non è il Dante in gran dispetto o dispitto, come diceva lui, ma è un Dante disinvolto, un Dante che vive la Firenze che gli stessi inglesi americani volevano rivivere, ossia una Firenze lontana dal progresso. Robert Browning, il marito della poetessa Elizabeth Barrett Browning, teme il rumore, teme che Firenze diventi una città americana di seconda categoria. Il progresso cominciava, Giovanni Poggi demoliva le mura per costruire i grandi boulevard alla francese e quindi l'immagine della Firenze medievale che loro amavano, quella dei preraffaelliti e dei nostri giovani che volevano rivedere in Perugino, Pinturicchio, nel Raffaello giovane i loro ideali, tutto si stava per infrangere. E allora loro insistono sul mantenere questa idea. E devo dire che Dante, e lo vedrete anche nel percorso della mostra, è insieme a Shakespeare uno dei massimi protagonisti. Attenzione, un Dante, vi dicevo, molto molto particolare. E faccio un veloce detour ricordandovi il parallelo. Gli inglesi fanno questo, va bene, vedete, con un disegno perfetto, nitido, una Firenze immaginosa, un gusto narrativo del dettaglio che è quasi una copia, va bene? In Toscana invece avveniva questo. La luce è una luce vera, e questo è Francesco Saverio Altamura, che era il compagno dell'inglese, perché era un uomo molto focoso e la giovane inglese veniva in Accademia di Belle Arti con barba e baffi perché le donne non potevano entrare per via della posa del nudo, va bene? Però lei era una donna molto audace e molto anticonformista. Ebbene, Altamura fa, vedete, Dante che esce da Santa Anastasia a Verona e devo dire che quella luce che vedete è una luce vera. È la luce della realtà, è la luce dei macchiaioli. Che cosa facevano quindi loro rispetto agli inglesi? Gli inglesi volevano rifare il 400, non soltanto in pittura, ma anche con gli oggetti, ma anche, vedrete in mostra, la fotografia di John Everett Millais vestito come Dante. Cioè loro proprio volevano recuperare quell'epoca, vivere immaginosamente in quell'epoca. I nostri toscani capiscono l'importanza di Dante, capiscono l'importanza della città medievale, ma come vedete questa è la luce, per dirla con John Ruskin, di una mattinata fiorentina. Ossia è una luce meridiana, vera, e anche Federico Faruffini addirittura immagina un giovane Dante che esce di casa sua. Pensate che la casa di Dante viene distrutta nel 1840, quindi rimane la memoria di questa reliquia importantissima e i pittori la ripercorrono con una fantasia assolutamente libera. E qui vedete un Dante giovanissimo che esce di casa, forse per andare a studiare, va bene, perché? Perché il Dante che si scopre all'altezza del 1840 è un Dante giovane. E dove lo scopriamo? Intanto guardate un pittore veronese come Vincenzo Cabianca, che frequenta i macchiaioli, come rappresenta i novellatori fiorentini del XIV secolo. Sono giovani moderni travestiti sotto una pergola dove la luce è una luce di oggi, è una luce, come dire, che li rende vivi. È come un travestimento fresco, una volontà di dire sì, esiste la Firenze medievale, la Firenze antica, ma noi siamo in una luce che rende vere le cose e non in un antiquariato poetico ed estetico, va bene? Diego Martelli, il grande critico dei macchiaioli, infatti va a visitare la signora che ha fatto quel grande dipinto e dice: lei è bravissima, dipinge benissimo, ma si ricordi che quando nel 400 dipingevano quei quadri che voi amate, li dipingevano con il cuore, li dipingevano con la sensibilità del loro tempo. Noi dobbiamo fare lo stesso. Anche se recuperiamo l'antico, lo dobbiamo fare con la sensibilità che ci contraddistingue. E che cosa succede? Succede una cosa molto curiosa. Siamo nel 1840. Il Bargello, che ora è un museo, era una prigione. E quella che era la cappella della Maddalena era divisa da un tramezzo perché c'erano le carceri, le celle sopra e sotto. Vasari dice che nella fronte della cappella della Maddalena nel Bargello
Giotto aveva affrescato il paradiso e fra i beati c'era Dante. E allora un inglese che si chiamava Kirkup, il quale era anche un vero e proprio negromante, perché diceva che con le sedute spiritiche era riuscito ad evocare l'immagine di Dante, e pensate che il padre di Dante, Gabriele Rossetti, era un grande studioso di Dante Alighieri, vengono pubblicate le rime, un'attenzione straordinaria alla Divina Commedia, insomma Dante, come vi ho detto, aveva un successo strepitoso. Allora che cosa fa questo Kirkup? Insieme a un amico, Bezzi, di cui c'è, lo vedete in mostra, un volume dedicato a Beato Angelico, che cosa fanno? Chiedono al Granduca di poter operare dei saggi di pulitura nella controfacciata della Cappella della Maddalena. Vengono fatti dei saggi e si cominciano a vedere dei lacerti di pittura. Il Granduca, che pur essendo viennese, era lorenese appunto, però ci teneva alla identità toscana, che cosa fa? Dice basta, qui si chiude, perché non voleva che la scoperta la facessero gli inglesi, va bene? E allora che cosa succede? Succede che il Granduca fa fare una commissione presieduta dal presidente dell'Accademia di Belle Arti, chiamano un importante restauratore che si chiamava Antonio Marini, badate bene, restauratori che saggiamente rifacevano e correggevano naturalmente, e cominciano a ripulire la parete e viene fuori questo particolare con, vedete, Dante fra i sapienti, tra cui Brunetto Latini, un Dante giovane, è il Dante non della Divina Commedia, ma il Dante della Vita Nova, perché è quella che piaceva, va bene, le primavere fiorentine erano collegate soprattutto alla Vita Nova. Mentre invece a destra vedete la controcopertina del Convivio di Dante, posseduta da Kirkup, il quale, quando sa che i restauri sono a buon punto e ci sono ancora i ponteggi, corrompe il custode e si fa chiudere nella cappella per un'intera notte e con una velina calca il volto di Dante e poi lo disegna, lo vedete, in questa controcoperta del suo libretto, che poi si era portato dietro, era piccolo e quindi nessuno aveva visto, ma pensate che da questa icona dantesca dipende tutta l'iconografia di Dante nella pubblicistica degli anni 40, 50 e 60. Questa è praticamente l'icona che dobbiamo appunto ad un inglese attento. E qui vedete un abbozzo molto bello con Dante Gabriele Rossetti che si ritrae come Giotto, però in abito moderno, vedete? Vedete, si tiene anche il braccio, no? Come fanno appunto i pittori, che dipinge sulla parete Dante che è in posa, lo vedete, insieme all'amico Guido Cavalcanti. E questi sono i suoi amici che posano appunto per questo tableau vivant nel segno appunto dell'amore dantesco. E guardate come, ecco, il disegno lo trovate in mostra, questo bellissimo Dante pensoso con in mano la melograna, mentre invece a destra vedete un Dante giovanissimo di questo pittore che sarà molto importante e famoso, perché è colui che eseguirà le vetrate del Museo Paul di Pezzoli con i temi danteschi, e che si chiama Antonio Bertini e che, come vedete, rappresenta Dante in un aspetto assolutamente giovanile e sereno, secondo appunto la linea che gli stessi preraffaelliti adottano. E Dante Gabriele Rossetti, proprio suggestionato da questa fortuna dantesca, proprio dalla Vita Nova, ricava tutta una serie di scene, ne vedrete anche alla mostra alcune. Questo è un dittico bellissimo che è in un museo americano, con le cornici tutte, come dire, costruite nella maniera delle botteghe quattrocentesche, perché diciamo il motto sarebbe dall'accademia alla bottega, va bene? Perché? Perché quella semplicità quattrocentesca, quella voglia di controbattere alla civiltà dei consumi e alla meccanizzazione, riportava ai valori della bottega. Pensate che gli inglesi finanziano a Firenze la costruzione tra il 40 e il 50 della facciata di Santa Croce,
e viene costruita quella facciata secondo il cantiere medievale, cioè proprio con tutti gli strumenti e tutte le abitudini e le conduzioni che avvenivano nei cantieri medievali. E ancora vedete invece la risposta italiana. Questo si chiama Raffaele Giannetti ed è un quadro molto bello del 1877, dove vedete l'incontro di Dante e Beatrice sullo sfondo di una Firenze macchiaiola ormai. Qui siamo al Monte alle Croci, cioè dalla parte di San Miniato, con la veduta verso le colline di Fiesole, e quindi questa serenità, questo incontro giovanile che naturalmente suggeriva molti pensieri anche ai nostri residenti stranieri. Ma l'icona principale del rapporto fra i preraffaelliti e Firenze in questa avventura estetica che vi sto narrando è il quadro di Henry Holliday, che è del 1884, l'incontro di Dante e Beatrice, che è stato definito l'icona della fiorentinità vittoriana. Sullo sfondo c'è la regina Vittoria, ricordiamo, cioè lei che segna fino all'inizio del secolo un elemento protettivo nei confronti di questa estetica, che aveva anche delle notevoli pruderie. Sapete che nel mondo vittoriano non si volevano far vedere neanche le gambe dei tavoli, va bene? Però c'era, come dire, nell'avventura estetica alla Wilde, come dire, delle proiezioni di fantasia e di coraggio che non per nulla lo porteranno in prigione. Qui è Dante che incontra Beatrice in una mattinata fiorentina molto rasserenante e molto gioiosa. E naturalmente i temi degli amori letterari piacciono molto ai nostri anglosassoni. Questo è un arazzo, e in mostra troverete soprattutto nella prima sala gli stupendi arazzi sui disegni di Burne Jones con le storie del Santo Graal. L'arazzo è un altro elemento legato alla fortuna della bottega, e questa è la manifattura del conte Marcelli su cartoni di questo Enzo Marzi, che era un senese molto raffinato, e vedete Petrarca che piange la morte di Laura. Sono temi letterari che piacevano molto, e vedete con questa scansione del bosco che ritroverete uguale negli arazzi disegnati da Burne Jones. A Firenze gli inglesi, perché i due poli di questa avventura estetica di sapore anglosassone sono Firenze e Roma, soprattutto sono le due città che attraggono di più queste sensibilità. Ecco, uno di questi inglesi che rimane a Firenze per molto tempo, lui praticamente passavano quasi tutti gli inverni a Firenze, si chiama John Rodman Spencer Stanhope, crea questo polittico che ora è disperso, e pensate che lo presentammo a una mostra che si chiamava I Giardini delle Regine agli Uffizi. Cercavamo i tre elementi centrali, conoscevamo l'Annunciazione, ma non sapevamo di chi erano i tre comparti. E sapete chi li ha, chi li aveva? Li aveva, ve lo dico subito, guardate, c'è una amnesia, un cantante. Piazza Grande. Dalla. Scusate, ho avuto un attimo di... E pensate, allora, a questo punto dico, oh, Dalla possiede, allora lo chiamiamo. Ah, dice, ma io vengo spesso a Firenze, perché Dalla frequentava regolarmente la Villa dei Tatti, va bene? Quindi sono quelle cose, vero, che vi fanno pensare, e allora capite che anche i suoi testi hanno, come dire, uno spessore, una sensibilità che fa capire il gusto. Ecco, e questo era un polittico fatto per una delle chiese anglicane di Firenze, e quindi erano tutti molto abituati a vedere cose di carattere preraffaellita. Ad esempio un pittore come questo, che si chiama Meacci, che fa dei polittici. Se voi andate a Siena, in San Francesco, alla Chiesa dei Servi, al Battistero, troverete questi bellissimi polittici che hanno il sapore del falso. Ma il falso era un elemento molto richiesto, era un elemento
che il collezionismo richiedeva, e soprattutto gli americani ne compravano a bizzeffe. C'erano i grandi falsari come Icilio Federico Ioni, come Dossena, che facevano delle copie perfette del 400 sia in pittura che in scultura, e poi facevano nelle chiese questi straordinari politici, o addirittura venivano richiesti di eseguire copie dai maestri. Sono gli anni in cui uno studioso come Cavalcaselle e come gli studiosi che recuperano i primitivi, sapete che li chiamavano i primitivi perché fino agli anni 30 la pittura del 3-400, soprattutto del 2-300, non veniva minimamente considerata, va bene? Perché troviamo il Cimabue nella Grand Galerie del Louvre? Perché quando Pietro Benvenuti, Canova, eccetera, andarono a ritirare le opere dopo il congresso di Vienna, quelle cose lì le lasciarono lì perché non erano assolutamente nelle corde della sensibilità di quel tempo. Ebbene, e questi studiosi invitano i disegnatori e pittori come Murray, che troverete anche in mostra con alcune copie piuttosto belle, soprattutto da Botticelli. Questa, ad esempio, è una copia che Murray fa per un volume di Cavalcaselle e in questo caso un quadro di Pietro Lorenzetti. E poi in mostra avete un celebre quadro di William Hunt, l'Elisabetta con il testo di Basilico, tratta dalla novella di Boccaccio. Sapete che nel testo di Basilico c'è la testa mozza del suo amante che i fratelli avevano appunto ucciso, e lei lo decapita e lo tiene dentro questo testo di Basilico che nutre con le proprie lacrime. E qui vedete un'effusione ancora fortemente sentimentale, secondo quel gusto estetico, che collega alla storia tutti questi dettagli, i mobili perfettamente descritti, il vaso di vetro in primo piano, il grande bacile, e quando visiterete la mostra vedrete proprio a scandire il percorso molti oggetti di arti applicate, stoffe di William Morris, le manifatture ceramiche, i vetri, insomma tutto quello che arredava e che rendeva assolutamente vivibile quel mondo, quell'avventura estetica che gli inglesi volevano perseguire. E in Italia questa sensibilità per la bellezza e il disegno viene percepita in maniera molto particolare da un pittore che si chiama Alessandro Franchi, di cui vi presento questo commovente disegno, un angelo annunciante, preparatorio di un affresco che si trova nella Cappella Raffo del Cimitero Monumentale di Siena, e poi il ciclo delle storie di Santa Caterina nell'Oratorio della Santa, dove vedete ad esempio questa scena con la bellissima giovane che si taglia i capelli in segno di penitenza, in un ambiente perfettamente ricostruito come piaceva ai preraffaelliti e come troverete seguendo appunto l'itinerario della mostra. E ancora un particolare della lievitazione di Santa Caterina sulle scale, in un mondo, vedete, che viene, come dire, fantasticamente e poeticamente ricostruito. E incredibile, soprattutto nelle chiese anglicane, un pittore come Catani Chiti, Giuseppe Catani Chiti, costruisce questi enormi altari, queste enormi pale con tutte le cornici intagliate. Quando andate alla mostra, vi raccomando di guardare l'importanza delle cornici, perché innanzitutto sono tutte cornici che rifanno le grandi strutture dei quadri quattrocenteschi, ma nello stesso tempo avvalorano i dipinti perché sono tutte scritte, cioè sono il supporto narrativo e didascalico del dipinto che contengono. Le arti applicate, l'idea del laboratorio e dell'artigianato sono, come vi dicevo, un leitmotiv importante in questo percorso. E sempre Catani Chiti, vedete, dipinge questi quadri che hanno appunto questo forte traslato di carattere letterario, ma anche c'è qualcosa che sta intervenendo alla fine dell'Ottocento. Vedete questo aspetto ieratico, questa forma quasi di idolo moderno, va bene? Di idolo moderno, che fa capire che questo Catani Chiti frequentava un pittore svizzero che si chiamava Schwabe, che partecipava al gruppo dei Rosa Croce
di Sartre la Dan. I Rosa Croce sono un gruppo di intellettuali esoterici che coniugavano l'estetica con lo spiritualismo e che arriveranno a influenzare un gruppo di naturisti, i primi nudisti della storia, al Monte Verità in Svizzera. Erano, come dire, situazioni particolarmente singolari, dove bellezza, spiritualità, libertà, collegamento con una natura quasi magica ed esoterica, introduceva anche nell'arte sacra degli elementi appunto di questa caratura letteraria. Botticelli è, come dire, il grande protagonista di questi tempi. Botticelli perché piace? Botticelli piace perché è una linea sinfonica, una bellezza languida, abbandonata, tenerissima. È il pittore preraffaellita per eccellenza. E in una casa illustre sulle colline di Fiesole, quella di Bernard Berenson, l'avrete sentito nominare, uno dei più grandi studiosi del Quattrocento, e qui lo vedete fotografato con un gusto molto preraffaellita insieme a sua moglie Mary Costello, si fece ingannare dal falsario, perché lui voleva a tutti i costi avere un quadro di Botticelli, e nella sua collezione tuttora si trova questo dipinto di, con la Madonna, il bambino e gli angeli, vedete, che coltivano degli alberelli, ma che è un falso dipinto da Giuseppe Catani Chiti, va bene? Ma il gusto di, come dire, travestirsi da collezionisti dell'antico portava anche un amico di Berenson che si chiama Roger Fry, che era uno studioso di storia dell'arte, un collezionista, a dipingere lui stesso un desco matrimoniale sullo stile di Botticelli per il matrimonio di Bernard Berenson del 1900. Sono gli anni in cui Horn ha la sua bellissima collezione a Firenze, avvia gli studi su Botticelli e di lì il successo di Botticelli diventa, come si dice oggi, planetario, al punto che i pittori come Meacci, lo vedete a sinistra in questa fantasmagoria di fiori e di finezze lineari, trova a destra nella citazione della Primavera di Botticelli addirittura il posto in un manifesto di una delle più importanti mostre che furono fatte nel 1896-97 a Firenze. Si chiamava La Festa dell'Arte e dei Fiori. È la prima prova di una vera e propria biennale, dove anche i preraffaelliti esposero insieme a molti artisti stranieri. E guarda caso fu scelta questa figura, disegnata da un giovane di grande talento che si chiamava Galileo Chini, giovane che era appena uscito dall'Istituto d'Arte, ma che diventerà, lo sapete anche qui vicino a Faenza, ci sono le cose di Chini, uno dei più importanti ceroplastici del nostro Novecento. Sì, si diceva in generale l'ambiente. Certo, alle terme, lui era il grande poeta, vero? E guardate, a proposito di mappinate fiorentine, un pittore raro che piace, guarda, molto agli anglosassoni. Sono quasi tutte opere che vanno sul mercato, perché questo pittore non ha mai avuto, tranne qualche episodio, di acquisto statale. Questi sono tutti quadri che sono passati alle aste. Questo si chiama Raffaello Sorbi ed è un pittore che, come vedete, porta nel primo Novecento agli estremi quel sogno medievale di cui vi parlavo, con questo stravestimento di ragazze moderne, vedete, no? Queste sono quasi un gioco, un tableau vivant fatto ai primi del Novecento, quando, ad esempio, piacevano molto i balli in costume. Ad esempio, per l'inaugurazione della facciata di Santa Maria del Fiore, primi alla fine dell'Ottocento, fu fatto un grande ballo storico dove tutti gli aristocratici presenziavano con gli abiti fatti fare, copiandoli dagli affreschi delle loro cappelle gentilizie, va bene? E quindi fu un trionfo proprio di recupero quattrocentesco, con un piccolo problema: presenziava la regina Margherita, ma il fiore di Firenze non è la Margherita, ma è l'iris, va bene? E quindi in quel momento però il fiore di Firenze fu la Margherita in quel ballo storico. E un altro quadro che trovo molto poetico, sempre di Raffaello Sorbi, le vedete le ragazze,
che in una mattinata fiorentina, appunto con un bellissimo sole, con sullo sfondo la torre di San Nicolò, guardano, vedete il passaggio dei giovani e ridono e parlano fra loro. Quindi ci troviamo proprio in un mondo, capite, dove il preraffaellismo ha fatto, come dire, vivificare e vitalizzare una sensibilità particolare. E guardate qui, a destra vedete un fotogramma di un film del 1924 tratto da un romanzo di George Eliot che si chiamava Romola, con Lillian Gish. Il film era di Henry King, un film che ebbe uno strepitoso successo, girato in parte anche a Firenze, e vedete, vi ho messo a sinistra, l'interno della Casa d'Avanzati. La Casa d'Avanzati era la sede di un importantissimo antiquario che si chiamava Elia Volpi, che gli anglosassoni saccheggiarono, perché lui fece la sua fortuna vendendo i mobili agli americani e agli inglesi, perché tutti volevano la casa nel gusto fiorentino. Quando vedrete nei quadri dei preraffaelliti, fermatevi a notare dove ci sono i mobili, che sono dettagliatamente descritti, ed erano quelli che andavano a comprare dagli antiquari. Ma badate bene, erano antiquari come Volpi, come Bardini e così via, che sapevano benissimo manovrare le parti antiche costruendo un mobile moderno, ed era una bravura assolutamente straordinaria. Andiamo verso la fine del nostro viaggio, e però vi sposto concludendo a Roma. E siamo nel 1896 e ci sono due episodi fondamentali. Il primo episodio è la pubblicazione di quello che venne definito il Liber Pictus, il libro dipinto. Gabriele D'Annunzio scrive la Isaotta Gutta d'Auro. E c'è una poesia, vi ricordate? O Viviana mai de Penuele, gelida Virgo preraffaelita, che apparisti a Dante Gabriele portando un giglio fra le cere e dita. È il momento in cui il preraffaellismo trionfa anche a Roma. Ma perché? Pensate, Roma in questo momento è vittima delle distruzioni, degli speculatori edilizi. I giardini di Roma vengono distrutti, se voi leggete le pagine indimenticabili del Piacere e delle Vergini delle Rocce, ci sono delle evocazioni impressionanti dei giardini di Roma che vengono, come dire, distrutti dalla volgarità dei palazzinari del tempo, della Terza Roma, che, come dire, alterano quel sogno del giardino quasi paradisiaco che D'Annunzio naturalmente particolarmente amava, e non solo a lui. Qui vi presento tre delle illustrazioni, perché D'Annunzio è talmente amante dell'oggetto prezioso che vuole che il suo libro di poesie venga illustrato dai pittori che in quel momento formavano un movimento che, guarda caso, si chiamava In Arte Libertas, ed è l'ultimo capitolo della mostra in uscita, va bene? In Arte Libertas era di nuovo un gruppo di pittori che si incontravano in un luogo topico come il Caffè Greco, dove già i Nazareni erano andati, quindi il caffè. Capite che il caffè, come la Nouvelle Athènes a Parigi e come il Caffè Michelangelo a Firenze, erano l'alternativa all'Accademia. Si andava al caffè a discutere per non cedere all'autorità dei maestri. Il caffè diventa il luogo del dibattito, il luogo del confronto, della lite, no? E quindi anche il luogo di Bohème, quella di Mürger e quella poi naturalmente pucciniana. Ecco. E quel libro prezioso diventa il breviario degli esteti, perché c'è sullo sfondo, se non l'avete letto ve lo consiglio, un romanzo che si chiama A Rebours, di questo scrittore che si chiama Huysmans, che è il prototipo di questa avventura estetica. Immaginate una casa riempita degli oggetti sontuosi, neorinascimentali, piviali, ecclesiastici, calici, cristalli del 400 e così via, le finestre schermate con degli acquari, perché la luce non doveva penetrare, va bene, ma soltanto baluginare attraverso questo movimento dei pesci che filtravano le finestre, sui tappeti meravigliosi muoveva un'enorme tartaruga incrostata di pietre preziose, va bene?
il nostro Desessin si chiamava il protagonista, non mangiava perché riteneva che masticare fosse molto volgare e quindi soltanto per endovenosa, va bene? Quindi questi sono alcuni degli aspetti per farvi capire, come dire, la provocazione nei confronti di un mondo che stava diventando pratico. Come vi dicevo, la Circe industriale, le industrie, appunto, immaginate fra poco la luce elettrica dei futuristi, la città che sale di boccioni. Cioè, bisogna stare attenti a non vedere le cose verticalmente, ma ogni tanto orizzontalmente, perché quando D'Annunzio scriveva L'Isotta Gottadauro, Segantini cominciava a dipingere in maniera divisionista, quindi, come dire, poi uno sceglie la vena che più gli interessa, cioè non è che uno è più bravo dell'altro, sono sensibilità che a volte sono parallele, a volte si intrecciano, a volte creano delle fratture, dei contrasti, ma lì il bello, no? C'è questo senso vitale, è così. Quindi D'Annunzio chiama a raccolta questi pittori che, come vedete, descrivono il mondo medievale, lo vedete a destra, quella figura con l'uomo armato, come in una storia del Graal, al centro i bellissimi giardini di Villa Torlonia, a sinistra una figura umbratile che apre una finestra di carattere medievale, e vedrete i bellissimi vetri disegnati da Bart Jones, le vetrate in mostra, e quindi, come vedete, i paralleli sono molto plausibili, e poi il grande Giulio Aristide Sartorio che dipinge questa figura lievitante su una palude, ricordando una frase che i nostri esteti amavano molto, una frase di Leonardo da Vinci. Leonardo diceva: non amo le acque correnti perché non ci si può specchiare, amo le acque delle paludi. Capite la finezza? Cioè la palude è ferma, ma dentro la palude lievitano dei misteri, lievitano delle inquietudini. Allora vi invito a vedere in mostra un quadro di Bart Jones dove ci sono due figure che guardano in un pozzo, che riflettono il volto, ed è Perseo che tiene la medusa come terza protagonista, che riflettendosi nell'acqua può essere guardata, e quindi guardare l'inquietudine, va bene? Quindi l'acqua ferma, ecco. E proseguendo, l'altra figura importante, troverete in mostra il ritratto di Giovanni Costa, è colui che proprio, come dire, promuove il movimento di arte di Bertas, e questo quadro, che è intitolato appunto Essere o non essere, vedete la figura che si interroga sul mistero della natura. E qui viene introdotto un altro elemento importantissimo, perché vi accorgerete che più si va avanti anche con i preraffaelliti, e più questo movimento, che era nato sull'idea utopistica della castità della pittura quattrocentesca, alla fine si involve in una sensualità travolgente, va bene? Perché? Perché incrocia la sua sensibilità moderna di quel tempo con i veleni, chiamiamoli così, del simbolismo e del decadentismo, e quindi con questa libertà assoluta di percepire anche il senso e il dionisiaco. E questa interrogazione che vedete, lei è una pittrice, vedete, però è una pittrice monaca, e quindi è al di fuori di ogni suggestione sensuale. Ha sulle ginocchia la tavoletta della pittura e interrompe la sua volontà creativa perché sente dalla natura un suggerimento. Che cosa sta succedendo? Hanno cominciato a leggere un libro molto importante di Frédéric Amiel, che era La natura come stato d'animo. E questa è la grande scoperta del simbolismo. Pensate alla pioggia nel pineto di D'Annunzio, per tagliare corto, no? Che cosa fa Ermione? Entra nella pineta e la natura gli avvolge i ginocchi. Lui la guarda come una ninfa, perché è entrata a vivere nella natura, e addirittura dice: i denti sono come mandorle acerbe, cioè è una figura che sta diventando natura, è un panteismo, no? che coinvolge tutto quello che ci circonda. Ebbene, che cos'è la natura a stato d'animo? Quando noi guardiamo la natura ci sono due possibilità: o il nostro stato d'animo proietta sulla natura un pensiero malinconico, o la natura suggerisce a noi una consolazione.
Questo gioco è un gioco che già John Ruskin capì benissimo ricordando un episodio che a me commuove sempre. Lui dice: quando arrivavo a Venezia in gondola, in una mattina dove c'era l'Albasia, no, così, mi avvicinavo a Venezia e vedevo gli edifici di Venezia, i mosaici, uscire da questa bruma dell'acqua come una morgana. Ma cosa succede? Fanno il braccio ferroviario tra Mestre e Venezia. Che cosa fa il braccio ferroviario? Introduce un elemento che contraddice allo stato d'animo, cioè la velocità. E allora questo senso della conquista progressiva della visione naturale, tipica del simbolismo e del decadentismo, viene violata dalla velocità, che sarà quella dei futuristi. I futuristi naturalmente scelgono la velocità perché vogliono distruggere il mondo di Dioniso, il mondo dell'utopia, e vogliono riportare tutto alla, come dire, volontà moderna dei movimenti complementari, dei movimenti simultanei, cioè una percezione che ormai sconfigge il cantuccio pascoliano, va bene? E quindi siamo, come dire, alle soglie di un Novecento veramente rivoluzionario. E in mostra troverete un altro capolavoro di questo momento simbolista, che è il trittico delle Vergini Savie e le Vergini Stolte, che il fotografo Gegé Primoli, uno dei più importanti fotografi della Terza Roma, commissiona a Giulio Aristide Sartorio in occasione del suo matrimonio che sarà sfortunatissimo subito, per cui il trittico non viene mai ritirato, rimane nello studio di Sartorio e viene acquistato dallo Stato, e infatti si trova oggi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Vedete, ci sono da una parte le Vergini Savie con il lumino, invece a destra le Vergini Stolte che non badano alla loro, come dire, alla saggezza, e sono tutte dame, signore della aristocrazia romana. E vi faccio vedere la fotografia che promuoveva, di Gegé Primoli, che promuoveva il romanzo di D'Annunzio, Le Vergini delle Rocce, e vedete le signore, le Vergini Stolte, e la prima a destra è la moglie di D'Annunzio. E vedete, la vedete qui in una bellissima foto di Gegé Primoli, che sembra quasi, come vedete, un quadro preraffaellita, e naturalmente lei si chiamava Maria Arduin di Gallese, e l'unica moglie di D'Annunzio, ne ha avute molte di donne, ma di mogli ne ha avuta una soltanto, con il figlio Gabriellino, in una, vedete, situazione che è perfettamente in sintonia con il simbolismo e con il gusto preraffaellita. E voglio concludere con una piccola carrellata di intense figure di donne che vivevano in quella sospensione poetica tra fine secolo e primo Novecento. Sapete che le donne di D'Annunzio vengono sempre tacitate con un dito sul labbro dicendo tacete, va bene, ma è il silenzio che le fa più belle, va bene? Oltre ogni uman disire, lui dice. E questa è la moglie di Giulio Aristide Sartorio. Questa è un quadro che io amo particolarmente, è il quadro di Paolina Bondi, di Vittorio Matteo Corcos. E vedrete nella penultima sala due ritratti che hanno la stessa idea del broccato sullo sfondo, ma questa giovinetta, devo dire, colpisce particolarmente con il fiore rosso delle labbra e poi la treccia che gli fa quasi da corona, i capelli in uno sguardo. Pensate, io l'ho conosciuta lei, è morta recentemente, e teneva sempre questo quadro in maniera molto molto cara. E concludo facendo un paragone che non si può non fare. La Beata Beatrix di Dante Gabriele Rossetti, e non so se conoscete la signora a destra, Eleonora Duse. Eleonora Duse, che con molta sapienza aveva capito che per interpretare gli stati d'animo bisognava rivolgersi a dei modelli. E il modello per Raffaelita, lei che aveva frequentato la Camponcina Gabriele D'Annunzio, che era stata la sua musa e la sua vittima, secondo quel gioco sottile
di amore, sadismo, che era tipico degli uomini, del simbolismo e del decadentismo. Ecco, come vedete, è possibile, come dire, aprire la strada alla decima musa, quella del cinema. Purtroppo questo computer non dà risultato, perché avevo portato un frammento di un film del 1913, pensate, di Giulio Aristide Sartorio. Sartorio mette in scena, si chiama Il mistero di Galatea. Lui aveva una villa vicino a Roma che si chiamava Orti Galatee, dove gira un film intorno a una statua antica che viene ritrovata, e la figura principale, sua moglie Marga Sevilla, che era una celebre allieva di Eleonora Duse. Quindi anche la decima musa, cioè il cinema, come dire, entra in questo coacervo straordinario di pensieri letterari, estetici e di utopie che gli stessi preraffaelliti, ma anche, come avete visto, coloro che in Italia li hanno percepiti o li hanno, come dire, imitati, ecco, ha voluto dire molto nella seconda metà del secolo. Vi ho già accennato che il Novecento si apre con il frastuono di pulizia, effettivamente, del futurismo, e con una frase molto importante che fu detta da un intellettuale del tempo: nel Novecento finisce l'era di Dioniso, cioè l'era del piacere, ed inizia l'era di Hermes, il dio ermetico. E quindi cosa dobbiamo fare noi? Non dire più mi piace, ma dire voglio sapere, va bene? Grazie professore, grazie davvero per questo incantesimo, ci ha tenuto a vinto per questa ora, la vorremmo sentire anche di più, il tempo è tiranno. Io vi invito, se avete piacere di fare qualche domanda, la facciamo subito perché il professore ha un treno che lo aspetta. Tanti sono gli stimoli, avete capito la complessità della mostra attraverso, no, questi flash che ci ha dato il professore. È una mostra complessa, però io credo che oggi abbiamo avuto anche un'ulteriore chiave di lettura. Quindi grazie, grazie davvero. E se c'è qualcuno, Marco, sì? Di pure. È possibile che saltavo sul celebre per aver affrescato il Senato o la Camera? Sì, certo, il Senato, il Parlamento. È tutto il fregio che vedete sopra i nostri parlamentari. Alla Camera Cesare Maccari, al Senato Cesare Maccari. Quindi questa è la Camera dei Deputati. Alla Camera dei Deputati. Grazie, sì. È magnifico. Sartorio sarà, diciamo, il protagonista dell'ultima sala della mostra. Ecco, è bellissimo quel trittico delle vergini sagge. Ecco, e con la moglie, unica moglie, non sapevo che della moglie, unica moglie di D'Annunzio. Ecco. C'è qualche domanda ancora, signora? Ho capito, sì. Perché il professore maestro è sublime, divino, ha veramente illuminato come questa aula. Lei ha lanciato un sassolino che riverbererà nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel nostro spirito. Durante la mostra, io sarei delle ore a ascoltarla, tornerà. Grazie. Volevo chiedere una speriamo. Cortesia. Sì. Mi può inaugurare questo libro con una frase che per lei è attinente a quello che oggi vuole carta bianca, insomma. Quindi la firma del catalogo, giustamente, perché oggi ci ha aperto un altro catalogo parallelo, no? Con questi flash che ci ha dato, questi stimoli, alcuni quadri li vedrete in mostra, altri sono... Grazie signora, molto, molto gentile. Questo riverbero di cultura che... ci pervade e trasmetteremo agli altri. Sì, perché accompagneremo. Lo dico pure al microfono. Ecco.
Si può dire solo grazie a un'eccellenza del genere che ci ha illuminato attraverso la sua sapienza, e spero che ognuno di noi riesca a ricordarsi le parole preziosissime, l'amore, l'accuratezza di certi abbinamenti, ne ho segnati alcuni ma già li perdo in questa onda che mi ha nutrita tantissimo, e vorrei bere ancora questa fonte. Auguro a questo illuminato una continuità immensa, e spero di poterlo ascoltare, accendere la radio e ascoltarla. Non vorrei separarmi da queste parole nutritive, balsamiche, che leniscono ferite. Quando ha parlato anche della lirica, di questo amore che fuoriesce anche provocatoriamente nei confronti del prossimo, ma con grandissimo rispetto e sensibilità. Io penso che d'ora in poi mi avvicinerò ai parti e dirò: ma lei è intenso? Grazie, grazie a voi. Molto gentile, molto gentile. Ecco, la sensibilità femminile. Troverete che non c'è solo brotherhood, la confraternita maschile, ma c'è anche sisterhood, vero? Ci sono queste donne eccezionali in mostra, ci sono dei quadri della sisterhood, non solo brotherhood. Sì, certo. Ecco, e c'è questa De Morgan che a me piace moltissimo. Ecco, io indubbiamente ho... Sì. Io naturalmente ho parlato delle influenze italiane. Sì, no, certo, non potevamo andare oltre. Ecco, un'altra cosa che qui accennato al naturismo, a un certo momento, sì. Ecco, no, ce la facciamo, sì. Ecco, siccome qui abbiamo platea una pittrice, ci sei ancora Miria, c'è ancora la Miria Malandri, la quale allestirà una mostra il 13 aprile, forse già uscita, e ci sarà un pittore naturista che è vissuto a Capri, di Effenbach. Sì, certo, erano, perché anche a Capri c'era tutta una colonia di nudisti inglesi, americani. Sì, sì, sì. Ecco, quindi ci sarà anche questa mostra piuttosto particolare. Che si intreccia anche alla politica del primo Novecento. Sì, se vi capita, siete in Svizzera, andate a Monte Verità, perché è un'esperienza. Dove? Vicino a Lugano. Ah, ecco. Il Monte Verità, ed è un luogo dove c'è l'Eliseion, ed era un luogo che sprigionava dalla terra una forza particolare. Un luogo di forza, sì, diciamo, sì, ecco, sì, dove sì, ci sì. sono questi, emanano, no? questi particolari. Allora, noi vi ringraziamo, vi ricordiamo che saremo qui fra 15 giorni, sempre qui in Sala Stucchi, e avremo una full immersion stavolta nello stile nuovo e nella vita nuova, con la figura appunto di Beatrice, ecco, Beata, Beatrix. Bene, grazie ancora professore, grazie mille. Questa Beatrice è morta di overdose, lo sapete? Sì, con quale sostanza? Laudano. Sì. Perché poi l'ha tradita, perché il marito l'ha tradita. No, infatti, certo. Anzi, bisogna imparare che ma almeno vedo, ecco, no, perché no, questa è la, sì. Lei l'ha presa, questa è da... Io ce l'ho, noi la ringraziamo davvero, tanto complimenti, adesso il tempo un po' tirato, ma non c'è problema, ma l'ha fatto tanto lui, ma perché, vabbè. Speriamo, dico, magari trovare un altro, un esempio, lo sa se... Lo creiamo. Sì. Sì. Sì.